CRM. Io sono in compagnia, anzi siamo con Filippo, di un grande personaggio per la provincia. Lui è Giovanni Avanti, io sono contenta di averlo ai nostri microfoni. Ciao Giovanni. Ciao, grazie. Io non sono un grande personaggio, sono... Sei una grande persona, questo sì. No, credo che sono, mi sento una persona normale al servizio di questo territorio e che, a cui piace seguire gli eventi nel territorio, soprattutto per promuovere un territorio ricco di tante bellezze, di tante risorse. E Cefalù per noi, per la nostra provincia, è sicuramente una perla, un fiore all'occhiello. È la punta avanzata di un'offerta turistica importante, variegata, diversificata, di grande valore naturalistico, ma di grande importanza nello scenario internazionale. Questo evento dello Sherbet, che è cresciuto negli anni e ormai rappresenta una manifestazione più che consolidata, che è riuscita ad affermarsi, a crescere, a affermarsi nello scenario internazionale, prova ne è la partecipazione di sempre un maggior numero di maestri gelatai provenienti da tutte le parti del mondo. Diventa una kermesse che consente il confronto di un prodotto buonissimo come il gelato, che viene appunto tradizionalmente prodotto nel nostro territorio, che nasce nel nostro territorio, ma soprattutto che è quello artigianale, che utilizza i prodotti naturali del nostro territorio. Questo connubio che lega i prodotti tipici del nostro territorio al territorio stesso, raccontano la storia, la cultura del nostro territorio, raccontano il vissuto, ma anche la tradizione di un territorio che si promuove da sé. Questo evento diventa una grande opportunità di, non solo per Cefalù, ma per tutta la provincia di Palermo, perché dimostra come con il contributo di tanti e di tutti si può riuscire a fare una manifestazione importante come questa, dove tanti interessi vengono coniugati, non solo il piacere di gustare il gelato, ma anche quello di promuovere un settore merceologico come quello del gelato, che rappresenta un ambito produttivo importante nel nostro territorio. E quindi da questo punto di vista diventa un'occasione anche per confrontarsi con queste realtà produttive, ma diventa un'occasione pure per divertirsi, per avere il piacere di vedere tante risorse artistiche. Quest'anno la novità del talent show ha consentito e consente a tanti nostri giovani artisti, risorse del nostro territorio anche loro, di esprimersi, di esprimere le loro capacità artistiche e soprattutto di dimostrare quanta ricchezza artistica ci sia nella nostra realtà provinciale, nella nostra comunità. Quindi per noi questo è motivo di orgoglio. Sono convinto che la strada intrapresa da Sherbet e da tutto lo staff organizzatore sia quella giusta, soprattutto perché hanno utilizzato nel tempo una formula vincente, quella di coniugare tanti interessi, e soprattutto il gelato piace a tutti e quindi rappresenta un forte richiamo, ma diventa anche un modo per animare dal punto di vista culturale il nostro territorio. In una cittadina come Cefalù, in un periodo come quello di settembre, diventa anche un'occasione per destagionalizzare e per attrarre tanta gente in questa splendida cittadina che, come dicevo prima, rappresenta la nostra perla, la nostra punta di diamante nell'offerta turistica territoriale della provincia. Il bilancio è sicuramente positivo, è abbastanza buono, come anche tu noti qui con il numero di presenze a Cefalù per lo Sherbet Festival. Giovanni, ti voglio chiedere una domanda un po' personale. Tu hai sicuramente già degustato il gelato, ma che gusto hai preferito?
Io devo dire, ogni anno provo a gustare qualcuno di questi gusti strani, però poi ritorno sempre a quelli a cui sono legato tradizionalmente da quando ero bambino. E quindi preferisco sempre il pistacchio, il cioccolato e questi gusti più classici. Però è bello vedere come la fantasia dei maestri gelatai riesce a produrre gusti di tutti i tipi e chiaramente spingono la loro capacità produttiva al massimo, utilizzando i prodotti più strani e soprattutto con risultati sempre più che ottimi. Poi è chiaramente un fatto di gusto personale e quindi il gusto è vario, ma il mondo è bello perché è vario. E infatti, grazie Giovanni di essere stato con noi qui all'interno dello Sherbet Festival. Grazie Giovanni. A voi, buon lavoro.